Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mister SCP. Oggi parleremo dell'SCP-523, chiamato anche l'oggetto più inutile del mondo, classe dell'oggetto Euclid. Di questo SCP non è disponibile la foto. Procedure speciali di contenimento. SCP-523 viene conservato in una stanza sigillata separata dal resto del complesso del sito 19. La stanza è programmata per autodistruggersi nel caso si verifichi uno scenario apocalittico di classe XK per prevenire che SCP-523 peggiori la situazione. Le pareti della camera sono rivestite da uno strato di piombo di 2 mm, nella speranza che ciò impedisca a SCP-523 di scappare ancora. SCP-523 deve essere rimosso dal contenimento solo per condurre dei test e per far rilasciare un permesso di un membro di livello 3 o superiore. I membri del personale che fanno esperimenti con SCP-523 devono essere accompagnati da almeno una persona capace di percepire segnali telepatici a bassa frequenza. Al personale in presenza di SCP-523 viene data istruzione di avvertire gli altri prima di sbattere le palpebre. Si consiglia caldamente di eseguire test pericolosi su SCP-523. È severamente proibito rimuovere SCP-523 per uso pratico. Descrizione: SCP-523 non possiede un aspetto fisico costante, né possiede alcun tratto distinguibile che lo rende identificabile. Tuttavia, emette degli impulsi telepatici a bassa frequenza, che le persone in grado di percepirlo le descrivono come un ronzio. Scusatemi, un attimo. Ok, monotono. Questo segnale può essere usato per localizzare SCP-523 nel caso fuggisse. Si suppone che questa frequenza sia anche la fonte della capacità di SCP-523 di mandare in cortocircuito dispositivi elettronici di registrazione come la videocamera e cancellare le riprese. SCP-523 riesce a coprire brevi distanze saltando mentre non viene osservato e può prendere le sembianze di un oggetto inanimato, meccanico o di qualsiasi altro tipo. SCP-523 si trasformerà in un oggetto che molto probabilmente qualcuno nelle vicinanze sarà portato a usare entro breve tempo. Una volta che la persona lo afferra, cattura la sua attenzione, lo prepara, lo attiva comunque dimostra di volerlo usare. SCP-523 diventerà un oggetto diverso e inutilizzabile o del tutto incompatibile con il compito da svolgere. Queste trasformazioni possono verificarsi solo quando SCP-523 non viene conservato, ma possono avvenire quando si battono le palpebre. Le trasformazioni di SCP-523 avvengono immediatamente, al di sotto vanno oltre l'inutilità, sfociando nell'ironia. Le mutazioni vanno da oggetti estremamente inadeguati ad altri estremamente pericolosi, come per esempio esemplari di dati cancellati. Il piombo si è messo in grado di impedirgli di saltare fuori da una stanza, ma non di trasformarsi. È uscito dal contenimento diverse volte e ha preso l'aspetto di oggetti comuni ma utili. Quelli che seguono sono alcuni resoconti. Ok, se il video ti è piaciuto, ti invito a scendere. Scusate, c'è la nota. Nota: dato che sembra che le trasformazioni di SCP-523 siano più o meno proporzionali alla gravità della situazione in cui viene utilizzato, nel caso si verifichi uno scenario apocalittico di classe XK, è necessario che venga distrutto immediatamente, visto che è in grado di diventare qualcosa di che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione, come il Sole. Dottor Wills. Se il video ti è piaciuto, mi lascia un mi piace di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.